Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni la tua città ha un'opinione in più. E tu? Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne abbiano più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani, sono i tecnocrati italiani. Buonasera, ben ritrovati ancora una volta a Mazzara del Vallo, ancora una volta campagna elettorale, ancora una volta con uno dei candidati a sindaco di questa città, sapete che sono 8, con noi oggi il dottore Roberto Frazzitta, che è l'unico che ci ha consegnato il suo programma elettorale, che è bel malloppetto, che adesso ci studieremo, per vedere quali sono le idee, i programmi, i progetti, ma anche le emozioni che vuole portare in campo in questa competizione fondamentale per questa città. Allora, buonasera dottore. Buonasera. E ben ritrovato. Le liste collegate con il candidato Roberto Frazzitta sono Frazzitta Sindaco, naturalmente, il MIR e Vivi la Libertà. E Vivi la Libertà è la cosa fondamentale, ma la libertà c'ha anche delle regole. E queste regole fanno parte del comportamento anche di una campagna elettorale. Lei questa campagna elettorale la sta apprezzando oppure disprezzando? Come sta andando? Ma per essere sincero, no, non lo sto apprezzando, ma voglio ritornare alla cosa che lei ha detto proprio in apertura di trasmissione. Vivi la libertà ha un suo significato. Io creo questo movimento politico all'indomani della mia fuoriuscita dal PDL, quando, rivolgendomi al mio sindaco, a Nicola Cristaldi, che nella fattispecie era anche il rappresentante provinciale, il coordinatore provinciale del Partito del Popolo della Libertà, lui lamentava all'interno di quel partito proprio la mancanza di libertà e significavo al mio responsabile provinciale di partito che un partito padronale sarebbe prima o poi scomparso, cosa che è avvenuta. Bene, da questo nasce l'idea di creare questo movimento politico fatto di principi, molti dei quali si riferiscono alla mia area di appartenenza. Io esco fuori da una scuola politica molto particolare che è quella della Democrazia Cristiana, lì mi sono formato e quindi comprenderai che nello statuto di questo movimento da me pensato ci sono tutta una serie di refluenze che sono quelle tipiche della democrazia cristiana. La campagna elettorale io me la immaginavo in maniera diversa, me la immaginavo potesse essere condotta da parte di tutti in maniera più signorile, in maniera tale che noi si potesse essere più comprensibili possibile all'indirizzo della gente, che ci si proponesse sui fatti, sui programmi, sugli argomenti che riguardano la città per quel che verrà, per quel che sarà il futuro della città. Mi rendo invece conto che questa campagna elettorale sta scivolando via via verso, come dire, i sottopiani dell'inferno, consentendo a chiunque di poter dire tutto e il contrario di tutto e soprattutto a taluni di dire grandi bugie alla gente, pur avendo consapevolezza che ciò che dicono sono bugie, tentando sistematicamente, come è accaduto anche nel passato, di continuare a prendere in giro gli elettori. Nel suo programma c'è anche la questione della verità e dell'onestà. In che modo lei vuole offrire verità e onestà ai cittadini e alla città? Ma sono due principi fondanti della mia scuola di pensiero. La verità è quella parte che appartiene
all'uomo, spesso celata da una serie di fatti, come dire, di opportunità che la legano all'oscuro. Molto spesso dalle nostre parti, sul nostro territorio, non si è liberi di poter dire la verità perché inceppati in un meccanismo, perché coinvolti in determinate questioni di carattere politico, di carattere sociale, la metta come vuole, la pensi come vuole, che non consentono all'uomo di venire fuori al naturale, di poter dire le verità che invece andrebbero dette in ogni luogo e in ogni tempo. In ogni dove, la canzone. In ogni dove. L'altra qual era? Una è la verità, l'altra? L'onestà. L'onestà deve stare alla base dell'attività dell'uomo, specie se questo è un uomo pubblico, è un uomo politico. Perché che l'onestà non è soltanto l'onestà. L'onestà. O si promette anche l'onestà intellettuale, non soltanto morale. Soprattutto l'onestà intellettuale. Veda, un uomo politico deve interessarsi di parecchie vicende che riguardano le sorti, il futuro, il destino di un territorio, della gente, della popolazione, degli elettori, dei cittadini. E allora proprio lì deve essere onesto, prima con se stesso e poi con gli altri. E se si rende conto che le attività del passato hanno avuto, come dire, delle zone scure che andrebbero invece illuminate, andrebbero portate alla luce attraverso la verità, che è la cosa di cui si parlava prima, bene, l'onestà dell'uomo politico deve essere quella di saper discernere le varie cose, di saper dire alla gente: questa cosa io la posso fare e questa cosa non la posso fare. L'uomo politico deve ritornare ad essere, come dire, quel trascinatore del pensiero di tutti, deve saper essere quel soggetto penetrante all'interno dei diversi ambienti sociali e in onestà deve saper rappresentare le cose che realmente si possono fare e deve saper dire ciò che non si può fare perché non si può fare. Allora, lei è una persona colta e quindi capace non soltanto di esprimersi in maniera forbita ma anche di esprimere grandi cose. Dai suoi rivali, chiamiamolo così, in campagna elettorale viene visto questo come colui che pensa alle grandi opere realizzabili e non alle opere concrete del territorio. Siccome non è vero, perché nel programma c'è tutt'altro, come far passare, come far veicolare un messaggio diverso da quello che probabilmente è l'unica cosa che possono dire su di lei e quindi stanno tentando di metterla così? C'è un detto che dice, come si dice, neoprofeta in patria. Bene, questo è quello che io vivo sulle mie spalle. Io ritengo, come dire, che l'uomo dotato di idee è sempre l'uomo criticabile, perché a volte pensare in grande può anche significare, per chi non è abituato a pensare in grande, che chi lo fa per scopi personali, lo fa perché vuole apparire, lo fa perché vuole vendere qualcosa che non ha e roba di questo tipo. Bene, io mi permetto molto onestamente, per ritornare all'argomento, ma molto modestamente, sommessamente lo faccio, mi permetto di dire che io non appartengo a quel genere di uomo. Io appartengo invece al genere dell'uomo che intende portare avanti dei progetti importanti, imponenti, faraonici, elefantiaci, pacodermici, come vuole definirli, perché ritiene che queste cose si possono fare. All'interno del mio programma ho cercato di spiegare passo passo come si può arrivare al risultato delle grandi cose. Il mio programma, come diceva lei, è anche fatto di piccole cose. Ma veda, io a volte non parlo delle piccole cose perché le ritengo scontate, perché io ritengo che le piccole cose appartengono, come dire, all'ordinaria amministrazione. Non c'è bisogno di un sindaco per fare le piccole cose. Il sindaco per le piccole cose deve essere visto come quel soggetto organizzatore della macchina amministrativa e poi delegare in tal senso, come dire, i funzionari che se ne occupano, gli assessori con ampia delega per le piccole cose che se ne occupano. A tal proposito, io l'ho annunciato già in tempi non sospetti, io sarò quel sindaco che tra l'elargizione delle deleghe agli assessori creerò una delega ad hoc, l'assessorato alle piccole cose. E questa la dice lunga su quanto io abbia rispetto alle buche delle strade, all'illuminazione, alla rete fognaria, alla rete idrica, ai problemi sottostanti, al colabrodo che noi sistematicamente abbiamo in città, e parlo del colabrodo
della rete idrica, che non è solo il colabrodo in quanto tale, è un colabrodo che produce tecnicamente anche dei costi ulteriori, perché se in rete va immesso 100 di materiale liquido, se il colabrodo cola per il 50% ne abbiamo sprecato 50, e poco sarebbe se lo spreco si riferisse solamente al liquido che metteremmo nei terreni, perché in una qualche maniera, oltre a produrre un po' di umidità alle case, avremmo anche irrigato i terreni. Assolutamente saremmo stati anche utili da questo punto di vista, ma ciò comporta anche un costo ulteriore, perché bisogna pensare che la perdita di questo liquido non solo determina una minore erogazione presso le famiglie dell'acqua cosiddetta potabile, poi se vuole torniamo sull'argomento, visto che c'è qualcuno che ha parlato di acqua potabile in qualche sua precedente trasmissione, ritengo che non è stato parecchio comprensibile da questo punto di vista, perché personalmente non l'ho compreso. Se non l'ho compreso io è molto grave, perché normalmente per mestiere sono chiamato a comprendere un po' tutti. Il problema, ripeto, non è tanto il fatto che si perde l'acqua nella rete, il problema è che per averla immessa abbiamo sprecato energia. Abbiamo sprecato energia per poterla erogare nella rete, e che questa energia ha un suo costo, posto che da un'analisi da me fatta il costo dell'energia relativamente alla erogazione dell'acqua e all'immissione in rete ammonta a circa 1.200.000 euro l'anno. Se ne perdiamo il 50% è come se noi avessimo bruciato 600.000 euro. Esiste per esempio presso l'ente comune di Mazara del Vallo un progetto di risanamento delle perdite dell'acqua nel tratto della condotta di irrogazione della rete idrica, il cui risanamento fu ipotizzato in lire nei famosi 400 milioni. Se lo dovessimo oggi ipotizzare in euro saremmo intorno a 600.000 euro. Ciò significherebbe che la sola perdita di un anno del costo dell'energia elettrica ci consentirebbe di riparare in toto la perdita dell'intera condotta, ritrovandoci da un punto di vista patrimoniale un impianto funzionale e soprattutto a risparmio economico da questo punto di vista. E in più ci sarebbe la possibilità di far lavorare quelli che del settore invece certamente sono fermi. Tutto questo determinerebbe anche, come dire, la concessione di lavoro a tutte le aziende dell'indotto di settore, che comprenderà, insomma, contribuirebbe anch'esso alla riduzione della disoccupazione in città. Come vede, io so parlare anche di piccole cose, no? Le piccole cose, che poi queste vengono considerate piccole cose da chi lo ha detto, ma in realtà sono grandi cose, ma perché stiamo parlando di svariati milioni di euro, stiamo parlando di acqua che non va nelle case dei cittadini e quindi per i cittadini rappresenta un grave problema, stiamo parlando di dare lavoro alle persone, stiamo parlando di risparmio e soprattutto stiamo parlando dello spreco di amministrazioni che non sono state capaci di fare l'ordinario, perché voglio dire, se a casa vostra perde un tubo, che fate? Fate allagare casa oppure lo aggiustate? E allora perché una città che perde acqua non deve essere aggiustata? Però dico questo, dottoressa Paganelli, veda, queste cose di cui abbiamo parlato, anche per dire che noi si parla delle piccole cose, sono cose che mi disturba parlarne, e per la semplice ragione che queste non sono attività che dovrebbero attenere alla attività, scusi il ripetersi del termine, del sindaco. Io la capisco. Del sindaco, perché veda, queste sono cose che in un palazzo fa l'amministratore di condominio. Io ritengo che un sindaco debba occuparsi delle cose più importanti della città. Certo, il sindaco è quello il quale queste dovrebbero camminare da sole. Deve avere la capacità di organizzare la macchina amministrativa, perché da sola la macchina amministrativa produca risultati anche in questo senso. Io immagino un ufficio tecnico organizzato, per esempio, che venga da me sindaco e mi venga a rappresentare le problematiche, e poi immagino un ufficio di ragioneria dotato di tecnici economici che mi dicono: sindaco, senti, vedi che l'ufficio tecnico mi rappresenta questa problematica, noi abbiamo la possibilità di far questo intervento, perché fatto l'intervento abbiamo patrimonializzato il comune, abbiamo evitato sprechi nel futuro e contemporaneamente abbiamo risparmiato sulle bollette energetiche.
Questo è un meccanismo attraverso il quale un'azienda nel privato ne fa la sua ordinaria amministrazione, è il quotidiano di un'azienda. Io quando mi siedo in un'azienda, la prima per amministrarla, per valutarne, come dire, la propria capacità di intervento sul mercato, la prima cosa che faccio è vado a vedere i costi per andare a verificare se addentro ai costi ci sono dispersioni da tutti i punti di vista, se i cosiddetti centri di costo, perché lei conoscerà il bilancio di un'azienda e soprattutto di un'azienda, come dire, che ha collegamenti con tante altre aziende, perché la capogruppo di un'azienda, quel bilancio è formato a centro di costo. Il centro di costo non è altro che il raggruppamento di una, serie di costi che determinano, come dire, il costo generale di un settore, di un servizio. Bene, il comune, nella fattispecie di Mazara del Vallo, è una grande azienda, è un'azienda da 50 milioni e più di bilancio proprio, che va gestito con tutto il rispetto che un bilancio del genere merita, perché comprenderà, che la dispersione in uno dei centri di costo determina una caduta, per conseguenza, come dire, della capacità di ulteriore spesa dell'ente, perché dobbiamo ricordare che se io vado a risparmiare su una serie di costi, beh, ho determinato risorse che posso destinare ad altro. L'attività di un sindaco deve essere diretta anche a queste cose, ma quella stessa attività del sindaco deve essere commisurata alla capacità della macchina, amministrativa, che va organizzata in una determinata maniera. E la gente mi consentirà di dire che queste non sono capacità che possono essere riconosciute a chiunque, con tutta la modestia che io possa mettere in campo. Quindi ridurre il costo, aumentare il beneficio, ma nello stesso contempo consentire... Aumentare i servizi. Consentire ai servizi di poter lavorare in maniera efficiente ed efficace, e poi, queste sono le ordinarie amministrazioni, quindi che fa l'amministrazione, e poi invece i grandi progetti che sono intercettare i finanziamenti necessari, intercettare, una frase che noi nominiamo sempre in cronaca nera. Intercettare i finanziamenti necessari per poter fare le grandi opere. Ogni tanto la cronaca nera è ricorrente anche in politica, quindi utilizzare i termini della cronaca nera non è che, come dire, è un peccato e non è nemmeno un reato, bisogna saper, come dire, come lei, utilizzare al momento giusto, nei modi, nei tempi, le giuste parole. Intercettare mi piace, perché veda, noi dovremmo intercettare tante cose, dovremmo intercettare non solo i finanziamenti, dovremmo intercettare anche i galantuomini, che oggi mi sembra, insomma, stiano diventando sempre meno presenti, sempre meno galantuomini. Io in tempi non tanto sospetti e non tanto lontani dissi in consiglio comunale, in uno dei miei interventi lunghi, logorroici, eccetera eccetera, bene, in uno dei miei interventi disse: ma io non lo so se continuerò a far politica nella mia vita, non lo so, io ero in un momento di crisi da un punto di vista politico, perché non riuscivo ad avere il confronto con nessuno, e questo per un uomo è un fatto molto, come dire, molto delicato, e ti colpisce la psiche, ti rende, come certo, dire, perché quasi, il confronto significa l'incontro, quasi ti rende la possibilità di interscambiarsi, no? Spieghiamo bene. Ti rende quasi un soggetto depresso, no? Poi ti interroghi nell'interrogarti, dici: ma c'è qualcosa che non va, forse sono io che non funziono da questo punto di vista. Beh, nell'uomo tutte queste cose accadono spesso, e parlo dell'uomo per dire della donna, dell'uomo in senso lato, e proprio in quell'occasione io dissi ai miei colleghi consiglieri: state attenti, perché laddove io dovessi decidere di non far più politico, laddove dovessi decidere di far politica o eventualmente di fare il salto di qualità, mi permetterò agli ultimi giorni di dire quali sono stati i cinque galantuomini, o i 10 galantuomini di questo consiglio comunale. E quali sono stati? È ancora presto per dirlo, io lo dirò al tempo debito, nella vita c'è un tempo per ogni cosa, lei mi consentirà di prendermi ancora un po' di tempo e poi dirò apertamente
quali sono stati i galantuomini. Quindi la cronaca nera. Lei li aspetta. La cronaca nera, dottoressa, dottoressa Paganelli, il termine intercettare. Lei ha ragione, io lo spengo subito, comprenderà che. Però c'è un suono soft. Che in questo momento. Momento di campagna elettorale, perché di fatto si è aperta la campagna elettorale, i nostri telefonini squillano dalla mattina alla sera. Certo. Io da 4 anni che non spengo mai il mio cellulare, questo per dire che non lo tengo acceso solo per lo scopo, e perché sono in campagna elettorale l'ho sempre tenuto aperto il mio cellulare sin da quando sono stato eletto. Rispondo nuovamente alla domanda, chissà qualcuno non l'ha capito, io mi pronuncerò sui galantuomini al tempo debito. C'è chi accende il cellulare, che piacciono le sue metafore, c'è chi accende il cellulare in campagna elettorale per spegnerlo subito dopo, lui vuole intendere che il cellulare lo lascerà sempre acceso. No, io l'ho sempre avuto acceso 24 ore su 24. Lo lascerà acceso come 24, l'ha già fatto. 24 ore su 24. H24. Bene, allora i galantuomini e i non galantuomini li lasceremo alla fine della campagna elettorale, perché qualcuno potrà sbagliare ancora strada facendo, e quindi farli adesso significherebbe tralasciare qualcuno. Allora, il benessere della città non può prescindere che dal benessere delle proprie imprese e dei propri imprenditori. Questo fa parte del programma sempre del candidato a sindaco Roberto Frazetta. Quindi stiamo parlando di imprese, dell'importanza nel territorio di fare impresa e dell'importanza di dare la possibilità al territorio di fare impresa, perché non mi sembra che sia così. Sì, esattamente. E questo, che poi io continuo a insistere concetto. Sul fatto che non capisco perché a Castelvetrano si può fare e fuori da Castelvetrano non si riesce a fare. Io questa cosa mi lambisce il cervello. Sì, il discorso di Castelvetrano però è un discorso un po' più particolare che merita un'attenzione particolare. Un'attenzione particolare. Lo capisco, però io non ci posso passare su. Ho capito, però non dobbiamo dimenticare che Castelvetrano è città capogruppo delle città della Valle del Belice e usufruisce di una serie di agevolazioni vantaggi di carattere generale, nazionale, internazionale, europee. Che noi non abbiamo, ma quando vogliamo affrontare questa problematica. Però sono bravi perché li hanno sapute sfruttare. Fossero stati bravi ne avrebbero sfruttati di più. Molti sono ritornati indietro proprio per l'incapacità di andare dietro alle risorse che nel frattempo arrivavano a Castelvetrano, che non si riuscivano a spendere. Ma è un argomento quello dal punto di vista politico, che comunque insomma va affrontato. Io parlavo delle imprese nella loro capacità imprenditoriale. E su Castelvetrano, se vuole, ci ritorniamo quando vuole, perché l'argomento Castelvetrano è un argomento a sé che merita una particolare attenzione dal punto di vista dell'analista economico. Sì, 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 che a me piace molto, non parlo di politica. Perché dovremmo farla questa. Veda, ciò che io ho scritto nella parte iniziale del programma elettorale, che è quello che lei ha detto in favore delle imprese, non è solo riferito al territorio a Mazara del Vallo. Io voglio ricordare a lei, a me stesso, a tutti quanti, che l'Italia qualche anno fa siglò a livello internazionale un protocollo d'intesa, credo fu prima del 2000 o intorno al 2000, che sancì i principi della globalizzazione nel mondo. L'Italia fa parte del G20, fa parte del G8, fa parte del G7 e comprenderà insomma che fa parte di un sistema, una catena organizzato di economia che determina anche il riconoscimento della transazione internazionale delle monete, del riconoscimento del peso di ogni moneta, euro, dollaro, yen, roba di questo tipo. Per cui non ha potuto tirarsi fuori da quell'accordo, ma la strutturazione economica italiana era una strutturazione parecchio particolare rispetto a quella tedesca, rispetto a quella americana, rispetto a quella giapponese, a quella cinese, a quella indiana e via discorrendo. La nostra organizzazione economica produttiva, quindi parliamo anche di PIL, in Italia era determinata da aziende che per la sua stragrande maggioranza producevano servizi, e all'interno dei servizi le nostre aziende erano riconosciute nel mondo come quelle aziende del Made in Italy, quindi quelle aziende che esportavano la qualità, l'eleganza, lo stile di una nazione che in questo senso si era distinta nel mondo per una vita.
Invece ora stiamo facendo entrare i cinesi con bene, tutto quello che ne comporta della bene, l'Italia non ha compreso in intossicazione quel momento, che ci intossicano i loro, l'Italia non ha compreso in quel momento storico che stava entrando in un meccanismo globalizzato dove le regole erano cambiate, dove la qualità no, dove le regole non erano le stesse, erano cambiate, non erano le stesse rispetto a prima, dove la qualità non poteva garantire la qualità prodotta dallo Stato da un punto di vista delle esportazioni, non poteva garantire il poter semplicemente vivere di luce riflessa, ecco, diciamo così, che si doveva inventare qualcos'altro, che doveva intervenire sui mercati internazionali, che doveva incentivare le proprie aziende, che li doveva delocalizzare sì, ma doveva pretendere dalle aziende delocalizzate che ottenevano i finanziamenti il mantenimento delle aziende in Italia come sedi centrali in maniera tale da poter garantire il lavoro in Italia. Ma non solo, ma anche una questione fiscale economica. È anche una questione fiscale economica, per esempio ci sono state una serie di aziende italiane che hanno delocalizzato anche la loro sede soprattutto per fatto fiscale. Briatore è andata a finire in Inghilterra soggettandosi a una fiscalità inglese che è pari ad un terzo della fiscalità italiana. Ritorno all'argomento perché ho fatto un po' di divagazione. No, ma queste sono cose importantissime. Così per dire, se non abbiamo capito questi concetti, non abbiamo capito come funziona tutto. Così per dire che se la nostra crisi esiste, esiste perché c'è un perché, perché c'è una ragione, perché la ragione sta dietro l'incapacità di determinati soggetti a determinare lo sviluppo di un territorio, in questo caso dell'Italia intera. E allora quando io mi occupo di questi argomenti all'interno del mio territorio intendo occuparmene cercando di tutelare le imprese del mio territorio, intervenendo intanto direttamente presso le imprese per cercare di far comprendere loro che sono finiti i tempi attraverso cui l'azienda si dotava di tutte le risorse necessarie secondo le metodiche antiche. Oggi questi metodi sono cambiati, è cambiata la negoziazione anche con gli istituti di credito, è cambiato il modo di comportarsi, il modo di colloquiare. Bisogna che le imprese si intestino la responsabilità di professionalizzarsi e gli imprenditori altrettanto intorno a determinati argomenti, non solo da un punto di vista linguistico, per poter affrontare una serie di tematiche, ma soprattutto di sostanza. Bisogna che l'imprenditore faccia dei full immersion perché riesca a comprendere quali sono le nuove metodiche che ci portano verso il confronto con gli altri imprenditori già evoluti da questo punto di vista. E la regione siciliana, che è una regione a statuto speciale, che legifera da sé e che è dotata dei più importanti cervelli dell'universo, del globo intero, la nostra regione siciliana, non immagini che noi in assemblea regionale abbiamo gente così, no? Abbiamo le eccellenze cerebrali del globo, dell'universo, i marziani sono venuti qui a fare una sorta, come dire, di restyling della materia grigia e hanno prodotto delle leggi sulla internazionalizzazione, mi riferisco per esempio a quella che è addentro ad Agenda 2000, che ha internazionalizzato le banane. Cosa ha internazionalizzato? Quali sono le nostre imprese che dal 2000 ad oggi hanno scoperto il mondo intero, l'estero, che si sono andati a piazzare lì, che hanno prodotto lì capitali importanti che poi avrebbero dovuto reimportare in Italia, che sono diventati magnati dell'economia? Quali sono? Io ne vorrei citata una, ma contemporaneamente vorrei però comprendere quali sono state le risorse impegnate in questo senso. Beh, io ritengo che sono stati miliardi di euro spesi, bruciati inutilmente, diretti a cooperative, contro cooperative, associazioni no profit, che più ne ha più ne mette, ai delinquenti in generale, così utilizziamo anche la cronaca nera, intercettiamo termini imponenti ed importanti che ne hanno semplicemente fatto uso proprio, che hanno prodotto il nulla, che hanno buttato il fumo negli occhi, che hanno promosso a loro dire i nostri prodotti locali all'estero senza mai accompagnare realmente l'imprenditore nei luoghi esteri e fargli conoscere l'economia di quel paese realmente, senza mai avviare, come dire, allo sfondamento del mercato, senza mai fargli comprendere quali erano i metodi addentro a quel paese estero per cui
l'imprenditore italiano debitamente accompagnato e assistito avrebbe potuto incidere da un punto di vista economico e senza mai prevedere gli eventuali rientri degli utili, visto che l'investimento sarebbe stato finanziato con soldi pubblici, l'eventuale rientro degli utili sul territorio dal quale i finanziamenti erano partiti per rigenerare economia da noi. Queste sono cose che io intendo intestarmi, e comprenderà che queste cose non possono stare in mano a chi si occupa di piccole cose. Le piccole cose lasciamo rifare agli impiegati, a quelli che giustamente hanno una loro dimensione di vita, un loro modo di pensare e conseguentemente uno stipendio adeguato. Chissà se i cittadini saranno in grado di capirlo. Comunque, lei parla, tra le altre cose, così magari diciamo delle cose, perché lui parla benissimo, io lo comprendo, spero che lo comprendiate tutti, però parliamo anche a chi magari ha un linguaggio diverso, no? Parla dei cottimi fiduciari, spesso hanno parlato di cottimi fiduciari anche altri. Io ho anche espresso dei dubbi rispetto ai cottimi fiduciari, se non rientrano dentro certe regole, perché dal momento che il sindaco può decidere in proprio a chi fidarlo, bisogna anche vedere poi se queste decisioni poi sono anche legali, sono giuste. E in che maniera si possono fare i cottimi fiduciari senza incorrere in problemi altri? Ma per intanto veda, una cosa che a me dispiace, che voglio rimarcare, spero di saperla dire in maniera chiara, ma contemporaneamente in maniera amplificata, perché non abbia più a verificarsi ciò che le mie orecchie hanno udito. Io mi auguro che dal mio programma non venga copiato nulla, perché poi nel copiare non si sa copiare, spesso si copia male, ma chi copia legge? Si fanno le brutte copie e non si sa nemmeno di cosa si parla. Bene, quando io parlo del ritorno al cottimo fiduciario ne parlo da un punto di vista tecnico e da un punto di vista giuridico. Non c'è nulla che non si può fare in ordine ai cottimi fiduciari. Certo, comprendo che il cottimo fiduciario dalle nostre parti è visto come quello strumento di favoreggiamento a determinate aree economiche, specie se queste nel presupposto possono anche essere considerate aree amiche del sindaco. Io voglio scardinare immediatamente questa ipotesi ulteriore e anticipo che io ritornerò al cottimo fiduciario, non privilegerò nessun amico, privilegerò un'intera economia, che è l'economia della mia città. Mi preoccuperò semmai del fatto che i cottimi fiduciari vengono affidati in maniera rotativa a tutte le aziende che dimostrino di avere competenza, esperienza e soprattutto storicità di residenza presso la mia città. Oltre questo che la qualità. Questo perché voglio, come dire, interagire con l'intera comunità, voglio poter garantire al mio territorio una cosa storica, il lavoro per tutti i miei concittadini. Io voglio essere quel sindaco che potrà essere ricordato nei secoli dei secoli come quel sindaco che ha azzerato la disoccupazione in città. E quando parlo di azzeramento della disoccupazione ne parlo così a cuor leggero, proprio perché ne sono sicuro che questa cosa si può fare. Certo, comprendo che anche lì devo intervenire e tentare di scardinare l'intero sistema, perché a me non piacerebbe che un magistrato della Procura della Repubblica con pantaloncini corti, quello di poca esperienza, venga a bussare alla mia porta di notte e mi venga a dire: senti, tu devi darmi conto e ragione di questo, di quello, di quell'altro, e che conto e ragione dovrei dare se avrei prodotto lavoro per tutti. Mi sentirei anche a disagio a discutere con chi da un punto di vista mentale alle sue devianze. Io mi occupo del lavoro della gente, mi occupo dei miei cittadini, mi occupo del mio territorio, sto tirando fuori un programma che se la gente vuole lo vota, se non lo vuole non lo vota. Non è l'attività di Roberto Frazzetta, domani sarebbe l'attività della maggioranza di una città che mi avrebbe votato e che l'avrebbe condivisa. E proprio a quel magistrato, al signor prefetto, a sua eccellenza il signor prefetto, al generale dei carabinieri, al generale della guardia di finanza, ai più alti gradi della polizia di Stato, io voglio dire: cosa ne vogliamo fare di questa città? Ditemi voi quali sono le linee guida per risolvere il problema della mia città. Io le avrei identificate in questo modo. Beh, mettiamoci tutte le mani intorno a queste linee guida, formiamo insieme una sorta di comitato, di vigilanza,
perché possa essere vigilata ogni attività sottostante e sovrastante la concessione del cottimo fiduciario. Così stiamo tutti a posto, ognuno si prende le proprie responsabilità, il risultato certo comunque sarebbe quello di aver risolto realmente, definitivamente, per la vita, i problemi di un'intera collettività. Giusto. Ricerca di finanziamento a livello comunitario. Meno male che mi dice che è giusto, ogni tanto incontro qualcuno che mi dice che è giusto. Ciò che io dico significa che qualcuno, insomma, di tanto in tanto riesce anche a comprendere. No, io spero che la comprendino in tanti. Ricerca di finanziamento a livello comunitario, fondamentale, è scritto nel programma, così io lo dico, così chi lo copia sa che era del programma di Roberto Frazetta. Assistenza ai tavoli di discussione con le categorie economiche, rapporti istituzionali con enti terzi di ogni livello, raccordo quotidiano tra gli enti con funzioni promoturistiche, studio e successiva verifica nuovo piano spiaggia, verifica quotidiana del buon funzionamento dei servizi al cittadino, verifica quotidiana manutenzione strade, verifica diserbamento, erbacce e gestione verde pubblico, che è una tragedia in ogni comune. Sì, io voglio sintetizzare tutti questi punti perché trattarli uno per uno comprenderà, se vuoi li trattiamo poi tutti separatamente, comprenderà che ci vuole parecchio tempo, e io ho necessità invece, nei limiti del tempo che lei mi consente, di cercare di trattare quante più cose possibili. Sì, io voglio ritornare, intanto molte di quelle cose che sono messe lì, io le ho messe perché vanno messe nel programma, sono cose a cui credo, ma sono cose che appartengono, come dire, non all'attività del sindaco, ma appartengono, ritorno indietro, all'attività invece della macchina amministrativa, quindi dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati, eccetera, che io voglio rivalutare. Però appartiene alla capacità del sindaco il fatto di fare di organizzarli, di fare le verifiche, eccetera. È proprio questo le stavo dicendo, la macchina amministrativa che io voglio riorganizzare nella sua interezza, io voglio ridisegnare una macchina amministrativa al modello di una grande azienda privata dove c'è il capo, che nella fattispecie sarebbe il sindaco, che dà semplicemente gli orientamenti, le indicazioni, poi ognuno deve spendersi per sé e contemporaneamente deve rappresentare al capo, al sindaco nella fattispecie, le attività che ha svolto. Io intendo cadenzare i pesi che vengono attribuiti normalmente a cuor leggero ai soli dirigenti, e i pesi invece li voglio riconoscere a cascata a tutti, i pesi economici sì, sì. Li voglio riconoscere al dirigente, sì, li voglio riconoscere al funzionario, li voglio riconoscere alla posizione organizzativa, ma li voglio anche riconoscere ai dipendenti, che non dobbiamo dimenticare sono il motore di una amministrazione. Veda, come tutti i soldati. Nulla nasce dal... Sì, non possiamo avere un esercito di generali, bisogna avere i soldati, ma se i soldati tu non dai gli strumenti, se gli dai le scarpe bucate, se gli dai i pantaloni malconci, se non gli dai una divisa adeguata, se non gli dai i giubbotti antiproiettili, se non gli dai il fucile che spara, che soldato è? Lo manderesti al massacro. E così io la penso sui dipendenti di un ente. I dipendenti di un ente devono essere rivalutati, devono essere rispolverati, devono essere rianimati, devono essere ricondotti verso lo stile, certamente, ma verso la passione. Io desidero che i dipendenti del comune comprendano nel futuro che l'ente comune è qualcosa di particolare, è l'ente gestore di una serie di servizi che vengono diretti all'utenza. Poter dire lavoro al comune come accoglie. Ecco, io desidererei che il dipendente nella mia gestione di sindaco possa alzarsi la mattina con il sorriso tra le labbra e ridendo se ne possa andare a lavorare al comune, sapendo di aver prodotto non solo per sé l'utilità dello stipendio, ma sapendo di aver prodotto per gli altri servizi adeguati, diretti ad un'intera collettività. Questo immagino di poter fare. Quando parlo di finanziamenti, della necessità di ritornare a trovare, come dire, finanziamenti adeguati per ciò che ne vogliamo fare della città, ne parlo anche lì a cuor leggero, ma ne parlo a cuor leggero per una semplice ragione, perché io ho già l'idea di come poter organizzare una macchina amministrativa da questo punto di vista. Vorrò avvalermi, per esempio, non solo dei dirigenti comunali
che allo scopo io penso di poter professionalizzare al riguardo, ma vorrò avvalermi anche delle diverse intelligenze sparse per la città, proprio per evitare l'esportazione dei nostri cervelli all'estero. Io di ragazzi interessanti per mestiere all'estero, mazzaresi ne ho incontrato a Iosa e me ne sono vergognato di averli incontrato all'estero, perché comprendevo all'estero anch'io che noi stavamo non solo esportando cervelli, ma stavamo potenziando da un punto di vista culturale, economico, finanziario, altri paesi quando queste concorrenziali risorse con noi. Concorrenziali con noi, e che peraltro questi cervelli ce li saremmo potuti tenere dentro. Allora penso per esempio a creare dei gruppi di lavoro tra i giovani, sottraendoli all'inoccupazione. I giovani non sono disoccupati, i giovani sono inoccupati, a volte anche per scelta, perché non riescono a trovare nel loro percorso le loro legittime aspettative per cui hanno studiato. E allora io a questi giovani, ma ci sono anche quelli che non studiano e non lavorano, sì, ma proprio a questi giovani io voglio rivolgermi e dire loro: vedete che il futuro non è nostro, il futuro è vostro, quindi impegnatevi per il vostro futuro. Vi voglio coinvolgere in un progetto tutti insieme, discernendo i vari progetti, dal verde pubblico ai finanziamenti a quant'altro. Create una sorta di concorso di idee tra voi, concorrete tra voi in un'idea progettuale. Formiamo insieme una commissione di analisi di questi progetti, di queste idee. Vediamo quali sono le migliori idee percorribili per far trovare luce alle aspirazioni che tu hai. Tentiamo di tenere qui i nostri giovani, che saranno certamente utili allo scopo. Queste sono le cose di cui io voglio occuparmi per il futuro. E soprattutto occuparmene per il futuro significa garantire loro un futuro certo. Allora, io sono arrivata all'ottava pagina delle 30 pagine del programma elettorale, la trasmissione termina qui, non posso andare avanti, però riavremo con noi Roberto Frazzetta, perché noi man mano andiamo a vedere tutto il programma, quindi cominceremo dalla nona pagina fino a quello che il tempo ci consente, e così poi, perché così voi conosciate tutti... E tutto quello che lui sta mettendo in campo per la realizzazione di questo progetto, che sente come suo, ma sente anche come vostro, sente come progetto della città intera. Allora, noi vi ricordiamo che Roberto Frazzetta è candidato al comune di Mazara del Vallo come sindaco, e che le liste che lo appoggiano sono Frazzetta Sindaco, il MIR e Vivi la Libertà. Voi tutti grazie dell'ascolto, grazie al dottore Frazzetta. Grazie a voi. Lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto, anche le maschere vanno giù, ormai non ne abbiamo più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani, sono i tecnocrati italiani. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu?